questo dipinto, realizzato dal pittore parmense Gerolamo Mazzola Bedoli, rappresenta il giovane duca Alessandro Farnese all'età di 10 anni, mentre viene abbracciato da questa figura femminile in armatura che è la rappresentazione allegorica della città di Parma. Nella rappresentazione di questa figura, oltre a questa particolarissima armatura all'antica, possiamo vedere sull'elmo della figura femminile un torello e lei tiene fra le mani lo scudo di Parma con quello dei Farnese, e nell'elsa della spada ritroviamo l'immagine di una testa di toro dedicata praticamente a ricordare il primo podestà di Parma, Torello da Strada, e quindi è un riferimento a questa simbologia. Nella figura invece di Alessandro vediamo il duca vestito, abbigliato con questo particolare abbigliamento di colore rosso e al di sopra del quale indossa un'armatura molto elegante ed apparata. Il giovane duca aveva avuto un'educazione a Parma dall'anno della sua nascita, da 1545 fino ai primi 10 anni, era stato educato all'arte militare e quindi manifestò sin da subito un grande interesse per l'arte del combattimento e l'arte appunto militare, e fu questo che gli consentì poi di diventare nell'arco della sua vita uno dei più grandi generali del Cinquecento, che combatté e anche fu generale anche nella battaglia di Lepanto nel 1571. Il dipinto, che fu commissionato dalla madre Margherita d'Austria, figlia naturale di Carlo V e moglie di Ottavio Farnese, venne realizzato prima della partenza di Alessandro per le Fiandre, e successivamente poi il duca si trasferirà in Spagna per venire addestrato all'arte militare, e per questo motivo vediamo il giovane duca seduto su un mondo e soprattutto sull'Europa per manifestare la sua potenza sull'intero mondo. Nella parte retrostante vediamo una figura allegorica che rappresenta la fama, che suona una tromba, perché la fama di questo personaggio poi porterà gloria in tutta Europa, in tutto il mondo dell'epoca. Questo ritratto faceva parte sempre dei dipinti della collezione Farnese, che si trovavano nel 1680, come viene ricordato negli inventari, nelle raccolte che erano conservate nel Palazzo del Giardino, e si trovava nella settima sala dedicata ai ritratti di Alessandro Farnese. Il dipinto venne poi portato a Napoli nel 1734 da Carlo di Borbone e rientrò in città solo nel 1943, prima della guerra mondiale, e così entrò a far parte delle collezioni della Galleria Nazionale.